Ma come dicevano in un film, qualcuno lo deve pur fare il lavoro sporco. Allora, buongiorno a tutti, c'è un video. Massimo rispetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non possiamo dimostrare che siamo bravi se non c'è lavoro, quindi questo credo che vada ricordato, Presidente, che altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi qui ci sono piccole indicazioni per provare a uscire dalla crisi, quindi incentivare quelli che sono alcuni bonus, perché ci rendiamo conto che a volte i committenti non lo sanno. Io ho visto preoccupato che uno di questi in percentuale va già a diminuire il prossimo anno, quindi parlare con il governo in modo tale che vengano ripresentati. Continuare la riqualificazione dell'esistente attraverso una politica di lobbying. Non è possibile che questa legge sul riuso ancora non ci sia, abbia pazienza. Non è possibile. Dobbiamo velocizzare questi momenti. Incentivare i finanziamenti europei. Ieri, quando ha parlato il professor Flick, io ovviamente ero ammaliato. Solo una cosa, non è essere blasfemi ragionare anche in maniera imprenditoriale. Tutti gli studi europei grandi hanno un concetto, un approccio imprenditoriale. Se noi usciamo da quella parte lì, usciamo dai fondi europei, quindi bisogna intercettarli e non uscire dal prossimo piano strategico sui finanziamenti. Architetto 4.0, ovviamente questo spunto qua prende da Industria 4.0, benissimo, cerchiamo di diventare un partner permanente del committente, anche dell'imprenditore, non a chiamata una tantum, perché grazie a noi anche le imprese del fatturato aumentano, di conseguenza l'architetto deve cercare nuovi mercati. Promuovere l'imprenditorialità dell'architetto, il 77% degli studi italiani sono composti da una sola persona, in Europa ci mangiano, non va bene, però anche la legge Monti non va bene, perché STP, società professionisti, non hanno colmato questo ruolo lì, quindi Presidente, su questo bisogna assolutamente intervenire. A Torino c'è una roadmap che va nelle circoscrizioni, dove andiamo a raccontare a chiedere dei contributi per la revisione del piano regolatore. Ecco, ci è rimasto impresso che i cittadini hanno detto: architetti, dovete avere coraggio, operare su orizzonti temporali lunghi e soprattutto, non è questo il caso, ma ricordare che la battaglia dell'equo compenso è solo iniziata e non è finita, altrimenti c'è lo svilimento della professione. Però Presidente, permettimi di, veramente mi rivolgo a te, in questo momento in cui il governo lo vedo particolarmente iperattivo e presidenzialista su tante cose, una vergogna che il giorno dell'inaugurazione non c'era presente la politica.
se credono che siamo solo degli artisti, che stiamo bene, che il nostro mercato, a differenza di altri posti, perché ho visto che erano presenti in altre rappresentanze giorni precedenti. Quindi questa è veramente una mancanza di rispetto per te, per questa platea e per 150.000 architetti. Grazie.